Fino alle 2, vai con la droga, vai! Bam! Guarda che poi ti fanno il culo. Va a giocare a frisbee, ti viene ogni cosa che ti passa dal volo fai così. Colin! Venga, speciale!
Giovanni! Devi buttare qualcosa? No, spostavo le bottiglie perché si stanno all'ombra. Ah, scusa. Allora. Mi sento più comodo qua che con la staccionata. Però poi cioè, potrei anche pattinare a un certo punto, oppure addirittura James Brown. Dai, dai, rega, tempo! Siamo Liso! 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 Si
A to, però ha rampicato sul palo. Sono le 2:26. Dai, 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 dai. Visto buono, visto buono, visto buono, buono, visto buono. Metta centro, metta centro. Zax, 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 qua, qua, qua. 4, 4. Dai, stringi un pelo in mezzo.
Bravo, Gianca, scrivo! Dai, Gianca, un pelo avanti, non c'è nessuno dietro. Bravo, Gianca. Ok, allora tu pelo, stai lì. Non funziona bene! Sì, dai, raga! Gira! L'uomo è in centro di testa di mancanza. Solo. Dai, Gianni, finisci lo scatto. Dai, arrivare! Bravo Berna di corsetta, così. Muro, no dam. Gabbo. Gioca con lui. Due o tre mesi. Come ti sembra, oh? Veramente la figata, adesso che si gioca siamo partiti anche in B, ho detto che siete partiti diretti dalla B? Farlo noi! Sì, B, con metà squadra non ho mai giocato, ma ultimamente in tutta la sua vita. In realtà ti dico, mettiamo tanto di testa perché un po' quando uno si trova in palla, magari più bravi. Gianni dietro! Bravo Johnny! Comunque un bel film, dopo che ti sei allenato, vieni, fa la partita, è una bella gratificazione. 5! Dino, roba tua, sinistra! Dino, sinistra! Dai! Bravo Dino! Let's video su... Sì, ecco, ho visto l'altro giorno, già che mi preparo. Ah, sei tagliato! Credo di aver visto Discovolo Red Bulls qualche anno fa. Ma sì, se... Però sì, su YouTube lì. Se vuoi farti una cultura dovresti guardare le partite della Coppa Europea.
Sarebbe figo se riuscisse a fare un po' di partite dei junior anche, So che poi cioè qui io gioco una partita, l'altro riprendo, non mi rilasso mai. Almeno prendo un po' di sole oggi, tolgo la maglietta. No, ma in realtà l'unico motivo perché prendo questa partita è che gioca a Berna. Beh, uno che si chiama Berna, lo sai come, perché cosa significa Berna, quando fai un Berna? Quando praticamente fai cadere il pull. Non so se lui proprio gli hanno dato questo nome per quello, ma non credo. Vado a riscaldare. No, no, no. Dai, oh, speriamo che non lo farai mai nella tua carriera. Apriamo gli spazi. Gianga, via, via, Gianga, non ti sei aperto gli spazi. Vai, 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 Gianga, vai, vai, Gianga! Facile, facile! Facile, facile, Iso! 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 Iso Sasso! Dino Betta! Iso Sasso, Dino Betta! Iso Sasso! Grazie Dino! Sasso, Zoccia! Ce l'hai quello che importa? Chi sa più sempre dov'è? Ah, ce l'hai, è dietro di te. Dino, Dino! Sì, Dino! Giocalo, giocalo! Giocalo in contrappiede! Giocalo in contrappiede! Chiama qualcosa! Chiama, chiama! No, 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 no. Calma, calma. Chiama qualcosa! Bravi, bravi! No, Gianga, Gianga, guarda che c'è lì! Bravo, Gianga! Alzato le mani, non ti puoi bucare! Oh! Di mangiarmela! Quindi vecchio, cioè, raccontami una storia, ma com'è nata l'idea della pizza Ivan Vulcano, no? Com'è che si chiama? Ivan il Vulcano. Ivan il Vulcano praticamente è una pizza con tutti gli ingredienti a disposizione. Sto facendo una descrizione di Ivan il Vulcano per il video. No, però sto riprendendo la partita e sto parlando con te. Ah, beh, non ti faccio un'intervista a fine partita. Vabbè, poi magari se menzioniamo la pizzeria da Luca, magari ci arriva anche una sponsorizzazione. Sì, hai voglia che tira fuori dei soldi. Allora, comunque, vecchio, la pizza Vulcano è una pizza che tipo è coperta, no? È una pizza riempita con le cose più immonde che puoi trovare, una quantità di piccante incredibile. E poi viene coperta con un'altra pasta della pizza. E c'ha ancora come la facevano, ci hanno messo il pomodoro e delle creme continue. E c'ha praticamente la forma del vulcano. Esatto, perché nel metterla in forno lievita e si gonfia e sembra. Ma tu gli hai detto, quando sei andata in Inghilterra a chiedere la voglia, hai detto che tu avevi inventato questa famosa pizza Ivan il vulcano? L'ho inventata io, mi è stata dedicata. Mera. E poi anche quando se n'è andato i rega l'hanno tenuta. Questo mi fa molto piacere. Ieri sono andato lì, ci ho messo tipo 20 che vuoi stare sul sicuro. E poi alla fine non l'ha pagato. Vai rega! Ah sì, dopo anche Ricky ha fatto un Berna. Adesso oggi la missione di oggi è capire da dove viene il termine Berna. E lo inizieremo con l'intervista al Berna. Al Berna? Che sta giocando adesso. Ah, c'è un tizio che si chiama Berna. Sì. Avrà avuto questo. Però sì, se dopo 6 mesi non si trova un cazzo. Tutta la change room e io ho detto raga, mettete le docce col pulsante, così la gente non deve richiudere, no? Cosa hanno fatto? Sono usciti e hanno detto no, qui e là abbiamo queste docce super qualità con la manopola. Dopo una settimana, vecchio, che l'hanno installato, erano tutte rotte,
la gente non aveva idea di come aprirle, invece di ruotarle, vecchio, le tiravano, tirava tutte le maniglie via, vecchio, le docce fredde, una roba incredibile, vecchio, e tutti vengono a lamentarsi da me. Cioè, mi sono venuti due coglioni che ho detto, buona. Poi vabbè, insomma, ogni tanto è bello, in Italia comunque c'è un sacco di roba da fare. Soprattutto dalla pizzeria da Luca, ricordiamolo, agli ascoltatori di YouTube. Com'è la via pure? Viale Fratti. Viale Fratti a Parma, se venite, una bella pizza da Luca ve la consiglio. Anche perché abbiamo un ex pizzaiolo. Che garantisce la qualità degli ingredienti e del lavoro. E le cameriere? Buone. Buone, sì, erano buone i miei tempi, perché sono andato avanti a prenderle buone. Solo due! Solo due, c'è anche dietro! Fuori! Un saluto alla Danisa allora. No, no, tutto il mattempo qui. Guarda, meno male che in questo sport non si può dire ti buco il pallone, sennò sennò Matte probabilmente l'avrebbe già fatto. No, però sto cercando di calmare i suoi e non so cosa gli sia successo. Anche dei bravini particolarmente squarciati. Regategli una carta. Oh, ma sai che contro chi giochiamo la prossima partita, Ivan? Certo, Parma Brescia. Che non ho mai giocato. Ti faccio una risata come Mario dei Frasba. No, in realtà non la so fare. Come il tre dita in caduta libera. C'è chi narra che si è infortunato facendo questa famosa la risata gesta segreta. No, la risata è stata registrata come marchio già all'ufficio brevetti.